Sembrava forse qualcosa di assai grave, anche perché le tre uscite dei vigili del fuoco si dirigevano in vicolo dell'Edera. In quella zona si affacciano due scuole materne, la Ferrante a Porti e lo Zucchero Filato. In realtà alla fine si è trattato soltanto di un principio di incendio in un appartamento, fra l'altro circoscritto alla cucina, segnalato dagli inquilini. Pure il lavoro dei pompieri è stato particolarmente difficile, giacché si sono dovuti introdurre nell'appartamento scendendo dal piano soprastante ed aprendo la porta finestra di un balcone. Il tutto si è svolto in estrema tranquillità, senza che fosse necessario evacuare gli appartamenti dello stabile interessato al civico 8/2, mentre l'attività dei due asili è proseguita senza particolari problemi, anche se l'impegno dei vigili del fuoco, nonostante l'entità non grave dell'accaduto, si è protratto per parecchio tempo, con tutta probabilità all'origine dell'incendio un cortocircuito. Il giovane 25enne che abita nell'appartamento se l'è cavata con una lieve intossicazione. Era in casa al momento dell'incendio, ma stava dormendo.